salutare il nostro amico Battista. Partendo dalle fonti, come si fa a parlare di una parete? Vai alle fonti, ha scritto Sartre. Allora, venendo qui a Roma, ieri in aereo, mi sono diretto dalla Lanzica, il suo nome. E tutte le volte che lo rileggo scopro delle cose. Non parliamo di quelle che mi riguardano, che ovviamente non possono commuovermi perché mi offrono una prospettiva della sua interpretazione del mio ruolo che io non ho mai colto in pieno. Per parlare di lui con le parole sue, guardate, lui era uno autoironico, spesso brillante, magari a qualcuno appariva anche aggressivo, era il suo modo spontaneo e sincero di porgere, insomma molto, molto schietto, che come spesso si dice di risultare antipatico. Io questa veste in realtà non l'ho mai vista. Poi nella Liga 1, come giustamente Enzo mi ricordava, che a me aveva già colpito, sta scritto questo. Io penso spesso alla morte, quasi profetico, nel 2004 non si parlava di quello. Però lui casa sua era già tutto. Due di esempi, prima del padre, poi sorella, sua coetanea, morta di melanoma, quindi alla sua stessa età. Quindi pensare alla morte, però lo pensava, vedete, non con un'aria preoccupata e turbata, però di niente con quella faccia che sta mostrando nella prima diapositiva. Ecco, questa invece, anche questa, invece non le dà, penso, quando studiava le ultime linee, le ultime pagine del suo blog, già veramente così, con i suoi grandi amori, Odontolaio e Dominique, Odontolaio, fino all'estremo limite delle sue forze. Qua voi non lo vedete, non ci sta parlando, il giorno lui arriva della morte, aveva tre telefonini, perché c'erano tutti noi, tutti quelli che mi erano a cuore, che per quel modo e per quella via. Quindi questo è stato lui. E secondo me questa foto che lo ritrae così, anche questa è profetica, che sembra vedere la poesia di Quasimodo deve essere stata scritta da lui, perché lui sta solo sul cuore della terra, non è il caso suo, perché sono le statue, tutti quelli che sono qui, strade. Ecco, però è stato trapito da un raggio di sole, e di questi raggi di sole più di uno. Certamente c'è Dominique, certamente c'è l'Ortolano, certamente c'è anche l'ortodonzia, il Bricciolino che contatto non ce l'ho anch'io, per cui mi piace pensare che abbia portato con sé questo ricordo. Ed è subito sera, è stato veramente, veramente questo. Però lui sicuramente se fosse qui, adesso sarebbe molto arrabbiato perché abbiamo le facce veste, perché lui vorrebbe che lo salutassimo con un sorriso. Allora io ho pensato di finire così, con questa bella poesia che si trova ogni tanto citando, e un sorriso non costa niente. A parte essere l'obiettivo della vita mia e vostra come professionalmente, ma poi umanamente arricchisce come riceve, ma più ancora che ora un istante, ma spesso il suo ricordo è eterno, crea serenità, trasmette amicizia, consola e disperato, ma non può essere né comprato né reparto, perché a parole solo quel momento ti viene dato. E quando incontrate qualcuno che non sa sorridere, siate generosi, dategli il vostro sorriso, il nome per conto di Battista che lui avrebbe fatto così, perché chi non sa sorridere è quello che più di tutti bisogno del nostro sorriso. Perciò vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti il buon sorriso.